Mi chiamo Samantha e abito qua ormai da 12 anni, sono qua che abitiamo in questo campo. Non abbiamo mai dato fastidio a nessuno. Col quartiere ci troviamo bene, nonostante loro ci discriminano. C'è subito un odio contro di noi, sapendo subito che siamo stranieri. C'è subito un pregiudizio contro di noi. Nonostante noi, ormai da 13 anni qua, non abbiamo mai dato fastidio a nessuno. Guardate prima il campo, tutti pure ci ha abbandonato. Ma infatti il municipio vuole aggiustarla. No, non è vero. No, è tutta merda vera questa. Non è finita. Vedi. 10 anni così. Guarda! No, no, vieni a guardare da qua, signora, dove esce l'acqua, la merda, vedi? Dove esce? Vedi? Vedi? Dal tutto al campo fino là. Vedi come siamo qua? Vedete, guardare prima questo qui è importante di fare. È diventato un fiumiciattolo. Io sono 2 mesi che sono stato al comune. Ho chiamato col telefono un paio di volte, mi hanno detto sì, mo interveniamo. Ecco, signora, ancora così sto con la merda dentro casa e c'ho un neonato di 5 mesi. Dove sta? Sto qua dentro. I residenti non si sentono sicuri. Dice, noi non possiamo uscire la sera liberamente, i ragazzi si sentono minacciati. Io ho parlato con un amico mio tramite Facebook, gli ho detto, ma sei stato pure tu a manifestazione, no? Io lo conosco da tanto tempo, sto ragazzo. Loro hanno detto che voi siete amici con alcuni. Certo, io qua c'ho rispetto da tutti a Torsevenza, quando vado mi conoscono tutti, tutti mi salutano, conoscono mia moglie, mo che è uscito mio figlio, pure mio figlio, tutto quanto. Io alla fine mi auguro che qua a questo campo, almeno questo che è stato qua da 13 anni, pure qua qualche problema, uscito, però mo la gente si è messa a paura e vedrà di rimediare. I cittadini dicono, noi siamo attenti all'acqua, la paghiamo, loro ce l'hanno libera e la sprecano. Perché siamo stranieri, no? Solo per questo, dici? No, perché non abbiamo neanche la possibilità di lavorare. Come la paghi l'acqua, scusa? Questo è un altro conto, però non credi di... Cioè, adesso io ti ho visto e ti ho detto, perché c'hai l'acqua aperta così? Fa caldo. Lo vedi? È normale, penso che sia normale. Quelli del campo della Pontina ci sono pure io, perché noi siamo scappati da loro, perché loro erano due razze. Fai parte di quel campo? Sì, sì. Ah. E facevano, due razze diverse, sì. E non andavamo d'accordo. Voi eravate al campo? Al campo Castelromani. Che cosa è successo? Con i bosniaci ci abbiamo litigato, ci hanno preso con le forze, hanno bruciato. Voi siete serbi? Sì. Castelromani, prece, prece, sovrano. Parla, che lo sai, parla, io non... Poi ci siamo andati via da lì, pure noi, sì, pure gli altri. Con pietri, sono tutti quei sassi, i ragazzini pure hanno buttato, hanno acceso pure dei campine. L'unica cosa che non può accadere è che voi torniate a Via Pontina. Non esiste proprio, è stato sequestro quel campo, una situazione. Però con loro sono altra etnia, altra azione praticamente. Non abbiamo fatto la guerra con loro tanti anni.